Amici della Rava e della Fava, oggi siamo ad Ortona, in provincia di Chieti, per visitare il Castello Aragonese, che è un'antica fortificazione ai margini della città e da strapiombo sul mare. La prima costruzione risale al 1452. La famiglia Aragonese lo costruì sopra la vecchia struttura dei Caldoro del XIV secolo. Tale struttura, tuttavia, risale all'epoca angioina del XIII secolo. Secondo le stesse ipotesi, Giacomo Caldoro avrebbe potuto potenziare il castello, che sarebbe potuto essere preesistente. Nel XV secolo vi sono stati alcuni adattamenti e ricostruzioni. Il castello svolse la funzione difensiva fino al XVII secolo, quando fu acquistato dalla famiglia Baglione come residenza signorile. Fu costruito un palazzo gentilizio all'interno delle mura, che nel XIX secolo cadde in abbandono. Da allora il castello fu usato come officina e polveriera. Nel 1943, durante la battaglia di Ortona, il castello è stato colpito da bombe tedesche e granate americane. La polvere da sparo conservata all'interno fece esplodere la struttura, di cui saltarono in aria tutta la parte superiore delle mura e il palazzo gentilizio. Nel 1946 uno smottamento di terreno distrusse quasi la metà del castello, quella prospiciente al mare dalla falesia di Tufo. Dopo decenni di abbandono, il castello è stato oggetto di lavori di restauro e consolidamento avviati nel 2001. La base è pressoché trapezoidale ed è caratterizzata da quattro torri angolari di forma cilindrica, sebbene oggi ne siano rimaste solo tre, e una balconata sul mare. Le mura hanno pianta a scarpa, con due grandi torri circolari poste sul lato di Corso Matteotti, da dove oggi si accede. Le torri sono tipiche del periodo, perché hanno la base a scarpa, più larga, e il corpo centrale a forma cilindrico con finestre ad arco gotico. Quelle della torre ovest sono rettangolari. Sulla parete ovest vi è anche una terza torre più piccola, sempre cilindrica, con finestre ad arco a sesto acuto. La pavimentazione della base del lato d'ingresso, con arcate sulle murate del castello, lascia intravedere che la struttura avesse un fossato d'acqua. L'interno è accessibile da un piccolo giardino che costeggia le mura e da una scala sopra i resti di una torre laterale. L'interno è spoglio a causa della restrizione della guerra ed è stato riabilitato a giardino, con conservazione delle mura verso il lato d'ingresso del Corso Matteotti. Infatti vi sono delle scale che conducono ai sotterranei del castello, mentre una seconda scala porta al museo della Torre Ovest. Si conservano pannelli delle foto storiche del castello e arredi delle famiglie nobili che possedettero la struttura. La Torre Est è accessibile da un'altra rampa di scale e all'interno è vuota, usata come belvedere panoramico.